Buonasera ambasciatore, sono Daniele Pasquinucci dell'Università di Siena, è un piacere conoscerla, anche se in questo modo così un po' freddo e distante. È un piacere anche per me, grazie mille, sarà un piacere ascoltarla e spero poi in una prossima volta, finalmente dopo sì. 2 anni più o meno di mobilità limitata, lo speriamo poterci tutti, incontrare ovviamente. A Siena, veramente. Allora, intanto la ringraziamo per il tempo che ci dedica, le chiediamo di pazientare 5-10 minuti per aspettare che arrivi il magnifico rettore in modo che porga i saluti istituzionali e poi iniziamo. Lei farà una relazione o ha bisogno di bisogno o preferisce domande? Ma io farei un'esposizione di, non so, benissimo. 10 minuti, un quarto d'ora, poi se ci sono domande per dopo. Perfetto, benissimo. Allora le chiedo di pazientare 5-10 minuti e poi iniziamo. Perfetto. Grazie, a tra poco.
Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per essere qua, ringrazio chi è collegato e ci sta ascoltando in collegamento, saluto l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, anch'egli collegato in remoto, che ci fa il grande onore di partecipare a questo nostro evento dedicato, diciamo così, all'accoglienza dei nostri studenti iraniani. Nice to meet you, seguito dal nome di un paese, è un'iniziativa che noi abbiamo iniziato forse 5, 6, 7, 8 anni fa e che l'Università di Siena orgogliosamente dedica alle comunità studentesche più numerose che ci sono a Siena. Colgo questa opportunità per ricordare che l'Università di Siena, con circa 1.500 studenti internazionali iscritti ai propri corsi di laurea, mi riferisco agli iscritti permanenti, non agli studenti in mobilità, che sono un altro 600-700 unità, dicevo che questi 1.500 studentesse e studenti internazionali rappresentano circa il 10% dei nostri iscritti. Questo rende il nostro Ateneo un ambiente sicuramente multietnico, multiculturale e soprattutto dove le nostre studentesse e i nostri studenti, frequentando le classi, le aule, le lezioni, ma anche i laboratori, le biblioteche e gli spazi comuni dell'Ateneo, possono condividere, interagire, conoscere meglio e farsi conoscere meglio dai propri colleghi. Questo è ciò che rende l'università quello che il suo nome richiama, cioè un ecosistema, un ambiente, una comunità fatta di persone che provengono da tantissime parti d'Italia e da tantissime parti del mondo. In questa condivisione io credo che ci sia la vera essenza dell'esperienza universitaria per i nostri studenti. Pertanto, appunto, come dicevo prima, 7-8 anni fa iniziamo grazie all'impegno del nostro ufficio URP, in particolar modo della collega Angelita Campriani e di tutte le colleghe e i colleghi del suo ufficio, iniziamo questa serie di eventi dedicati appunto alle comunità studentesche di diversi paesi che vivono a Siena e che studiano nel nostro Ateneo. Poi inevitabilmente la pandemia ci ha fatto quasi dimenticare, ci ha costretto ad interrompere questa tradizione, che però adesso con l'allentamento, speriamo, della tensione sul tema della pandemia, possiamo cominciare a riprendere in presenza. E lo facciamo nuovamente, come abbiamo sempre cercato di fare, qui nell'Aula Magna del nostro Ateneo, il luogo per noi centrale per la vita dell'Ateneo, centrale anche da un punto di vista simbolico per ciò che rappresenta, ad esempio, con l'inaugurazione dell'anno accademico. Lo facciamo anche grazie al contributo competente di uno dei nostri docenti, il professor Daniele Pasquinucci, che ringrazio e che modererà il suo intervento, competenza frutto della sua professionalità quale docente di storia delle relazioni internazionali. E lo facciamo anche con amici e studenti del nostro Ateneo, Moshen Saraslani, che spesso si è impegnato per far conoscere meglio a tutti la comunità degli studenti iraniani, ed Emanuele Scamardella, in rappresentanza delle associazioni studentesche. Mi fa piacere anche che ci siano studenti iraniani in grado di raccontare un po' la loro storia, perché questo è il significato profondo di Nice to Meet You Iran in questo caso. E vorrei chiudere questo mio intervento di saluto ricordando, non potendo non
inviare un pensiero alla situazione che stiamo vivendo, alla terribile tragedia della guerra in Ucraina, alla strage di civili, ma anche di militari, perché sono uomini e donne anche quelli che muoiono in quel paese, vittime di una guerra assurda, vittime di una guerra che, al di là delle responsabilità individuali, io credo sia figlia soprattutto dell'idea che le questioni internazionali, che l'idea di qualcuno che le questioni internazionali si possano o addirittura si debbano risolvere con la violenza. Noi all'università siamo impegnati a lanciare un messaggio diverso, un messaggio che invece vuole sostituire alla violenza, alla guerra, come strumento di risoluzione di questioni internazionali, vuole sostituire l'educazione, la formazione, la cultura, la conoscenza, che è un po' la missione dell'università, quello di produrre conoscenza e di consegnarla, di distribuirla, di diffonderla a tutti i nostri studenti, ma anche alla nostra cittadinanza. Io penso che, al di là dell'impegno che tutti noi, ognuno nel proprio piccolo, mettiamo nella speranza che le armi tacciano prima possibile, e dovremmo tutti impegnarci a far sì che questo avvenga prima possibile, lo ripeto, penso che questo sia il momento anche di cominciare ad impostare quel futuro, anche in presenza di una tragedia come questa, perché forse è proprio in presenza di una tragedia come questa che sentiamo più questo sforzo come cogente, dicevo, di impostare un futuro dove davvero ciò che noi facciamo all'università, e ribadisco, produrre conoscenza, educare le giovani generazioni, aiutare lo svilupparsi del pensiero critico, possano essere i valori che noi sostituiamo a quelli odiosi della guerra e della violenza. Con questo io mi lascio la parola all'amico professor Daniele Pasquinucci, augurando a tutti un pomeriggio interessante. Grazie. Bene, io ringrazio molto il magnifico rettore dell'Università di Siena, professor Francesco Frati, per aver aperto i lavori di questo pomeriggio. Il mio compito adesso è quello di introdurre l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata e di dire giusto due parole prima della sua esposizione. Ora, l'ambasciatore ha un curriculum molto esteso e mi perdonerà, e mi perdonerete voi che mi ascoltate, se ricorderò solo alcune delle tante esperienze da lui svolte nell'ambito di una carriera molto prestigiosa nella diplomazia, nelle relazioni internazionali e direi anche nella vita politica del nostro paese. L'ambasciatore infatti ha ricoperto incarichi diplomatici a Parigi, a Vancouver e a Bruxelles, dove è stato consigliere politico presso la rappresentanza d'Italia alla NATO. Dal 1993 al 1998 è stato a New York presso la rappresentanza italiana alle Nazioni Unite, è stato quindi ambasciatore d'Italia in Israele dal 2002 al 2004, dal 2008 al 2009 è stato rappresentante permanente d'Italia alle Nazioni Unite, dove ha guidato la delegazione italiana al Consiglio di Sicurezza. Dal 2009 al 2011 è stato ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti. Dal novembre del 2011 al marzo del 2013 è stato quindi ministro degli affari esteri del governo italiano. Dopo questa esperienza politica ha continuato ad occuparsi di temi rilevanti nell'ambito della politica internazionale. Qui ricordo, tra le tante sue attività, la partecipazione alla commissione d'inchiesta e verifica del gruppo militare internazionale sugli scontri dell'estate del 2014 tra Israele e Hamas. Mi piace ricordare anche che attualmente è presidente esecutivo del Global Committee for the Rule of Law, un organismo internazionale che si occupa di promuovere lo Stato di diritto sul piano internazionale al fine di garantire il diritto all'informazione, alla trasparenza e il diritto alla conoscenza. Ora, l'ambasciatore oggi farà un intervento, una prolusione sul tema l'Iran, il mondo e l'Unione Europea.
Quando ho letto il titolo dell'intervento dell'ambasciatore mi è venuto in mente un libro che ho letto recentemente, che è uscito recentemente. Questo libro è stato scritto da uno studioso di relazioni internazionali, si chiama Michael Mandelbaum, ed è il titolo di questo libro è The Rise and Fall of Peace on Earth. Ed è un libro molto interessante, direi anche molto coerente, penso, con il tema di cui ci parlerà oggi l'ambasciatore, perché questo libro tratta della fase post-guerra fredda sul piano mondiale e analizza tre scenari, tre quadranti, e individua in particolare tre attori internazionali che in ragione della loro politica interna e extra-internazionale rappresentano le più grandi minacce all'ordine mondiale. Questi tre attori sono la Russia di Putin, e direi che il libro è abbastanza preveggente da questo punto di vista, la Cina di Xi Jinping e l'Iran dopo la rivoluzione del 1979. L'autore di questo volume fa anche una comparazione, assimila alla rivoluzione del 1917 che porta i bolscevichi, i comunisti al potere in Russia, l'ascesa del regime comunista in Cina nel 1949, paragona questi eventi, mette un po' sullo stesso piano questi eventi con quanto accade in Iran nel 1979. Questo Iran, l'Iran post 1979, secondo quest'autore, è uno degli elementi di destabilizzazione dell'intero sistema internazionale, in particolare, ma non solo nel caso dell'Iran, ovviamente nello scenario medio orientale. Capite quindi che quando parliamo di Iran, di questo Iran, non parliamo soltanto di una potenza regionale, di un attore che opera sul piano del Medio Oriente, nel quadrante medio orientale, ma parliamo appunto di un attore che potenzialmente e forse non solo potenzialmente è in grado di destabilizzare anche aree oltre quelle in cui si trova geograficamente. Mi pare quindi che il titolo dell'intervento dell'ambasciatore, ovvero l'Iran, il mondo e l'Unione Europea, sia un titolo estremamente congruo, interessante, e credo che l'ambasciatore ci offrirà un'analisi molto molto accurata e approfondita di ciò che significa, di quello che è la politica internazionale dell'Iran rispetto appunto alla Unione Europea e quindi all'Europa, ma anche sul piano più ampio e quindi globale. Lo ringrazio molto per essere qui tra di noi, per il tempo che ci dedica, e gli cedo la parola. Prego. Grazie professore, sono io a ringraziare lei, soprattutto a ringraziare per l'onore, per la sua presenza, le parole che ci ha detto, introduttive, il professor Francesco Frati, magnifico rettore, cui mi lega una conoscenza di parecchi anni e il piacere averlo potuto stimare in altri incarichi, in altre funzioni e anche avere un rapporto di grande profonda stima e di amicizia con il magnifico rettore. Condivido, partendo dal saluto introduttivo, la grande rilevanza del processo di internazionalizzazione della vostra università. E non c'è modo migliore per creare consapevolezza e sensibilità fra i dirigenti di dopodomani, di domani, anche di domani, ma proprio dei prossimi mesi e anni, i dirigenti che l'università forma, che devono avere, quale che sia la loro vocazione in materie scientifiche, umanistiche, diplomatiche, comunque ormai ogni cittadino informato e evoluto culturalmente in qualsiasi disciplina del sapere deve partecipare non soltanto da spettatore ma da protagonista di quelli che sono i fenomeni che toccano la realtà internazionale, perché la vita di ogni giorno di ognuno di noi e le vicende così dolorose che stiamo vivendo dimostrano quanto l'impegno e il coinvolgimento di un'università di grande eccellenza europea, internazionale, come quella, come l'Ateneo, che il magnifico rettore presiede e di cui lei, professor Pasquinucci, è autorevole docente, sia di fondamentale importanza proprio
per il lavoro che nella società civile si sviluppa per indirizzare la politica estera di un grande paese come quello dell'Italia. Fondamentali le parole del magnifico rettore per quanto riguarda quell'accenno al ripudio alla guerra come strumento di offesa alla libertà di popoli e di regolamentazione e di soluzione delle crisi internazionali. La guerra è una sciagura immane, purtroppo vediamo il ricorso alla forza sempre più praticato dominante purtroppo rispetto alla forza del diritto, cioè quell'ordine internazionale giuridico, politico, economico, scientifico, di sapere che ha regolato, che si era sempre più espanso fino a una quindicina d'anni fa. E nella quindicina di anni fa mi riconosco perfettamente negli accenni che ha fatto il professor Pasquinucci a quel breve libro, ma pieno di visione anticipatrice su quello che sarebbe accaduto solo 4-5 anni dopo che era stato scritto dal professor Mandelbaum. Un libro che cioè dimostra i motivi per i quali e spiega perfettamente come le tensioni globali alle quali stiamo assistendo e i conflitti regionali, ma su ampia scala, derivino da una visione di necessità riformatrice che le due superpotenze, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, chiamiamolo oramai il mondo non è più un mondo unipolare da molto tempo, ma è un mondo multipolare, perlomeno di due superpotenze, tre superpotenze se comprendiamo la Russia, anche se la Russia sappiamo essere una, perlomeno era ritenuta fino all'esperienza in Crimea, in Ucraina, una superpotenza militare sicuramente, si è dimostrato che anche lì ci sono dei se e dei ma sulla sua capacità, che comunque è terribilmente sovradimensionata rispetto a quella che è l'economia del paese, ma non è sicuramente una superpotenza dal punto di vista economico. E vediamo anche come la posizione dell'Iran sia strettamente collegata a una sorta di triangolo di potenze, sicuramente due globali, Cina e Russia, e una regionale ma con volontà globale, di espansione globale dal punto di vista perlomeno dell'interpretazione sciita di un Islam che dovrebbe diventare sempre più la forza attraente della comunità musulmana nella visione di Khamenei, e quindi un blocco di crescente rilevanza che è stato descritto in dettaglio, come lei ha detto, professor Pasquinucci, dal professor Michael Mandelbaum. E venendo direttamente alla materia che ci interessa, che interessa gli studenti iraniani, che saluto e che è un grande piacere che siano in un ambiente così aperto, libero, dinamico dal punto di vista della curiosità culturale, delle capacità di approfondire le tematiche che l'università propone, c'è il piacere di parlare anche a loro e soprattutto a loro per dire quanto affascinante sia la vitalità culturale del popolo iraniano attraverso i secoli, attraverso i millenni, una storia ultramillenaria di una Persia che è sempre stato un fondamentale protagonista in un vastissimo spazio geopolitico, che è andato appunto nei millenni, ma anche attraverso gli ultimissimi secoli e gli ultimi decenni, dal Mediterraneo all'Asia, per esercitare influenze profondissime in tutti i paesi che si affacciano al Mediterraneo, al grande Mediterraneo, Broader Mediterranean Middle East, e che sono parte dell'Asia Minore. Ha lasciato e lascia e continua a esercitare influenze profonde e lascia segni indelebili, positivi, entusiasmanti di poeti, artisti, scienziati, tendenze e di conoscenze che hanno donato all'Europa e all'Italia
hanno contribuito a dare e a raccontare una civiltà che ha mirato e ha realizzato passi importanti nel progresso umano attraverso un percorso inclusivo, perché il popolo persiano è fatto di molte componenti etniche, ancora linguistiche, religiose, e è un percorso anche di collaborazione con altri mondi e culture, ma ecco un percorso che è stato tuttavia, e qui torna il ragionamento di Mandelbaum, ma anche quello che abbiamo visto, che continuiamo a vedere nell'azione di un Iran al cui vertice siede un presidente che ha nel suo passato delle esperienze e delle storie inquietanti nell'esercitare le sue funzioni di capo degli organismi giudiziari ai quali era stato affidato, come nel 1988 l'eliminazione di 30.000 prigionieri politici nel giro di poche settimane per eseguire una fatwa dell'allora grande Ayatollah Khomeini. Ecco, un Iran che è stato tormentato soprattutto dalla rivoluzione islamica sciita dell'89, da conflitti con i popoli vicini. E anche in precedenza, ricordiamo le rivoluzioni durante i governi e i regni dello Shah, ma anche prima, rivoluzioni cruente che hanno insanguinato e che purtroppo, come dicevo, continuano a caratterizzare questo Iran di oggi. Quindi parlare di Iran oggi significa ripercorrere, magari solo mentalmente, i valori positivi di una grande civiltà della storia, e al tempo stesso, purtroppo, significa anche dover constatare quanto problematico sia il ruolo oggi di questo grande paese, perché è governato da un sistema che si dichiara democratico, ma che purtroppo è democratico in modo profondamente diverso da come lo intendono non soltanto le democrazie liberali, ma anche le risoluzioni. Mi ricordo ad esempio la risoluzione, una storica risoluzione dell'Assemblea Generale del 2012, sullo Stato di diritto, le caratteristiche dello Stato di diritto nell'affermazione della legalità nei Paesi membri, e si caratterizza questa risoluzione come esplicitazione precisa del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della parità fra le persone. E nell'interpretazione invece della democrazia data da una dittatura religiosa, la definizione in lingua persiana per Ayat e Fakih riguarda un'autorità la cui legittimazione risale a un'interpretazione sciita della legge islamica espressa da un potere cognitivo assoluto del giurisperito. Ecco, quindi la dimensione dell'espressione della volontà popolare, che viene sì affermata a parole formalmente dal sistema iraniano, non nei fatti non corrisponde a quel principio di ottenere un'istituzione politica legittimata in primo luogo da elezioni libere ed eque, da un sistema di informazione aperto e non condizionato da censure, e da libertà molto ampie di fondamentale laicità dello Stato, di libertà di espressione, di libertà di credere o di non credere, di principi riguardanti i diritti umani che si estendono fino ai diritti non soltanto di eguaglianza tra uomo e donna, ma i diritti LGBTQ. Tutti elementi che hanno avuto difficoltà, è vero, ad affermarsi non soltanto nell'Iran degli ultimi 50 anni, ma hanno avuto difficoltà ad affermarsi durante tutto il secolo scorso nel mondo islamico e ancora negli ultimi due decenni, e persino in misura crescente in paesi a maggioranza musulmana, dove si sono
fra l'altro in senso inverso, radicate dalle tendenze fondamentaliste che inquietano e hanno inquietato in modo particolare durante la tragedia di molte popolazioni sottomesse e che ancora vengono sottomesse allo Stato Islamico o alle sue propaggini in Nord Africa e in Medio Oriente, e che comunque rappresentano una gravissima limitazione di tutte quelle libertà e quei diritti che ho appena accennato. Ecco, il problema, vorrei un attimo soffermarmi su quello che è l'aspetto, perché riguarda particolarmente l'Unione Europea, il rapporto con l'Unione Europea in materia di diritti umani, di pena di morte, di tortura, di repressione degli oppositori politici, è un punto estremamente complicato, non soltanto con l'Unione Europea evidentemente, ma anche con le Nazioni Unite. Ma diciamo che le Nazioni Unite hanno ancora meno spazio di manovra, perché l'Iran è un paese membro che ha una sua influenza, una sua constituency, e adesso ritorna il ragionamento di Mandelbaum, con gli accordi bilaterali molto importanti dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della sicurezza internazionale, accordi stipulati addirittura su una base ventennale o trentennale addirittura, con Mosca da un lato e con Pechino dall'altro, è chiaro che la libertà, lo spazio di manovra delle Nazioni Unite, del Consiglio di Sicurezza, dell'Assemblea Generale, del Consiglio dei Diritti Umani, ad agire sul terreno dei diritti umani nei confronti dell'Iran diventa sempre più limitata, perché oramai l'Iran da molto tempo, ma ancora di più in questi ultimi 2 anni, dopo l'impatto geopolitico della pandemia, perché è stato un impatto molto rilevante anche sul piano geopolitico e della sicurezza internazionale, come stiamo vedendo in Europa, diventa complicato alle Nazioni Unite e agli organi preposti alla promozione dei diritti umani riuscire a smuovere qualcosa nella realtà iraniana. Mentre un più spazio di manovra ci dovrebbe essere per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha un mandato chiarissimo dai trattati di Roma e dai trattati istitutivi dell'Unione, dall'atto fondatore, ma anche dagli ultimi aggiornamenti dei due trattati, il trattato sull'Unione e il trattato sugli aspetti sostantivi dell'Unione, gli articoli 21 e 22 e anche i primi articoli del trattato parlano chiaramente che nei rapporti con gli altri stati, nei rapporti interni ai paesi membri e nei rapporti delle istituzioni europee verso gli altri stati, diritti umani, libertà fondamentali e stato di diritto costituiscono degli elementi di fondamentale importanza. E allora qual è la situazione? Come dovrebbe muoversi? Come si è mossa sinora l'Unione Europea nei confronti dell'Iran su questi temi? E come dovrebbe muoversi? Allora guardiamo un attimo come la situazione, anche in base ai resoconti degli special rapporteur delle Nazioni Unite in Iran. Per fare alcune cifre, ci sono state 46 esecuzioni solo nel mese di gennaio. Ed è un mese, quindi più di quasi due esecuzioni, un'esecuzione, fra l'una e due esecuzioni ogni giorno. In rapporto ai 2 anni precedenti c'è soltanto nel mese di gennaio un aumento impressionante, perché erano state 27 nel 2021, 33 nel 2020 e 36 nel 2019. Quindi sempre valori estremamente alti, ma siamo ben al di sopra quest'anno. Un accanimento giudiziario nei confronti di alcune popolazioni, di alcune minoranze, nei confronti dei Baluci, per esempio. 15 delle sentenze eseguite, 15 dei 46 dei condannati giustiziati erano Baluci. 17
esecuzione riguardo ai reati di droga, ma sappiamo che spesso sono motivi strumentali e omicidio. E c'è un'analisi, il 13 gennaio di quest'anno, lo Special Rapporteur delle Nazioni Unite sui diritti umani in Iran ha tracciato un quadro estremamente serio, sul quale adesso non voglio dilungarmi, perché tocca molti aspetti che possono essere, sui quali è una fonte aperta, quindi di facilissima consultazione, ma le esecuzioni di giovani in minorità, di donne, altre minoranze che vengono messe, diciamo, nel mirino di nazionalità, diverse nazionalità afghane, dai Pashtun agli Hazara, i curdi, tutte minoranze che soffrono particolarmente di condanne alla pena capitale, all'incarcerazione, e esempi di tortura e di veramente repressioni molto sanguinose. Repressioni politiche dal 2019, ma ancora di più nel 2021, perché la pandemia ha segnato un aggravio molto pesante della situazione economica e sociale e delle condizioni sanitarie nel paese. Si sono avute proteste in decine di città iraniane. Ad esempio in Khuzestan, in più di 20 città nel Khuzestan, ma anche a grandi centri come Isfahan o Aloristan, a Azerbaijan e Sarchi, a Teheran, Karachi, ci sono state rivolte estese, ma con una repressione estremamente violenta dalle forze di sicurezza, dai Basiji, dei membri dell'IRGC, del corpo dei Pasdaran. L'altro aspetto sul quale c'è una grande preoccupazione da parte delle Nazioni Unite, manifestata dallo Special Rapporteur, è la situazione, l'attacco alla soppressione delle capacità di difesa, con incarcerazioni e manifestazioni di censura molto forte nei confronti degli avvocati e degli human rights defenders, di coloro che devono assistere le persone accusate. Quindi, questo aspetto, un quadro molto cupo, quello dello Special Rapporteur di un paio di mesi fa, che riguarda l'attività in particolare dell'Islamic Revolutionary Guard Corps, cosiddetti Pasdaran, e della milizia Basiji. Ecco perché è importante questo discorso dell'attività dell'Islamic Revolutionary Guard Corps in tutta questa vicenda, perché è proprio uno dei punti centrali della sicurezza interna e sicurezza estera del paese che viene in discussione nel grande tema di che cosa si deve fare per cercare di convincere l'Iran a firmare un accordo nucleare bis rispetto a quello firmato nel 2015, il cosiddetto JCPOA, il programma congiunto, il programma di azione congiunta in campo nucleare. E questa riedizione dell'accordo del 2015, voluta fortemente dalla nuova amministrazione e dai tre paesi europei, quindi da tutta l'Unione Europea, ma rappresentata da Francia, Germania e Gran Bretagna, questo nuovo accordo è sul tavolo delle trattative da 5-6 mesi, cioè da quando si è reinsediato, anzi ha avuto un ulteriore stallo in attesa dell'insediamento del presidente Raisi alla testa di questo paese, ma non si è potuti, sono stati gli alti e bassi continui con soliti scambi di rilievi polemici da una parte e dall'altra, dall'Iran da una parte, dai negoziatori dagli altri negoziatori dall'altra, tenendo presente che fra i negoziatori c'è anche la Federazione Russa che gioca molto di sponda fra i due campi a favore dell'Iran, ma non si è riusciti a concludere perché
Gli iraniani, in sintesi, la cosa più difficile da superare, veramente la condizione bloccante che gli iraniani, sostenuti anche dalla Russia negli ultimi mesi, hanno messo sul tavolo, è che vogliono l'eliminazione di tutte le sanzioni, non soltanto delle sanzioni che erano state imposte in collegamento all'accordo nucleare nel 2015 e che erano rimaste quale condizione della buona e dovuta attuazione dell'accordo da parte iraniana, ma chiedono anche la rimozione di tutte le sanzioni, una specie di carta pulita di tutto quello che è stato sanzionato nei confronti dell'Iran per la sua condotta in violazione dei diritti umani e in violazione anche di altre risoluzioni, come ad esempio l'armamento missilistico, che non è stretto senso contenuto nell'accordo nucleare, ma che sta avendo una continua evoluzione nella costruzione di nuovi missili balistici, di capacità satellitari, di capacità di guida di questi vettori, che sono in realtà dei vettori di armi atomiche, e che hanno comportato nel tempo delle sanzioni aggiuntive a quelle che erano state poste per quanto riguardava le violazioni agli accordi di non proliferazione e delle questioni trattate dai negoziatori dell'accordo nucleare. E quali sono queste sanzioni che riguardano le violazioni dei diritti umani e altre cose, ad esempio il sostegno alle attività terroristiche, che è estesissimo. Molti chiamano, e molti governi chiamano l'Iran lo stato terrorista numero 1, perché il sostegno a Hezbollah, Hamas, Jihad Islamica e altre formazioni è ampiamente documentato ed è qualcosa che gioca completamente contro gli impegni che l'Iran ha assunto in tutte le sedi internazionali e anche nelle sedi onusiane che si occupano di contrasto al terrorismo internazionale. Gli iraniani chiedono che venga levata dalla lista delle organizzazioni terroristiche nella quale era stato inserito 3 anni fa il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, cioè i Pasdaran. Chiedono che si eliminino tutte le condizioni di controllo su Hezbollah. Ricordiamoci, la questione Hezbollah è particolarmente critica perché anche qui esistono posizioni diverse all'interno della stessa Unione Europea. Hezbollah si dichiara, attraverso la voce del suo capo, del suo leader storico e guida assoluta, lo sceicco Nasrallah, si dichiara una formazione unica che non può essere distinta, e sono più o meno le parole di Nasrallah, non può essere distinta un'ala politica e un'ala militare in questa organizzazione, dice Nasrallah, perché noi siamo il partito di Dio, ma siamo un partito di Dio armato, in armi, che lotta per la finalità prevista dall'Iran, prevista dal mondo sciita, di affermazione del nostro credo a livello globale, no, e lotta per la distruzione dello Stato di Israele. Ecco, questa componente, questa divisione fra ala militare e ala politica è invece una finzione che da anni viene praticata, un po' di anni fa era praticata dall'intera Unione Europea. Da un paio d'anni a questa parte, diversi paesi europei hanno cominciato a inserire l'intera organizzazione Hezbollah sulla lista senza distinguo, e quindi non esiste più, per esempio in Germania, una distinzione fra la militare e la politica, ma l'intera Hezbollah è sanzionata nella sua capacità, ad esempio, di ricevere, faceva grandi raccolte di fondi in Germania, che trasferiva poi in Libano all'organizzazione, alla testa dell'organizzazione, ma questo non riguarda tutti i paesi. In Europa, in Italia, la questione è molto dibattuta. Si è cercato a livello parlamentare, da alcune forze politiche, di muoversi nella stessa direzione della Germania, non è stato possibile. E allora cosa è successo? Ci sono delle iniziative regionali molto interessanti,
per esempio in Liguria, in Piemonte, in Lombardia e in Veneto, i consigli regionali hanno adottato delle risoluzioni che invitare il governo nazionale a esprimersi in modo più chiaro e ad adottare misure più vigorose per quanto riguarda il contrasto all'antisemitismo e all'antisionismo, chiedono anche di inserire, come altri paesi europei, l'intera organizzazione Hezbollah nella lista delle organizzazioni terroristiche. È evidente che si tratta di decisioni molto significative di competenza, sono di politica estera, quindi non riguardano il livello regionale, ma è interessante che vi sia nella società italiana e nel mondo politico un movimento dal basso che prende sempre più consapevolezza di questi grandi problemi di sicurezza globale, non soltanto europea. E dico questo perché è interessante vedere che tutti questi ragionamenti poi si combinano in una situazione geopolitica in forte accelerazione, proprio nel senso che viene indicato, e ancora qui il discorso delle tre potenze revisioniste, che viene indicato da ciò che accade in questa guerra contro l'Ucraina, che molti ritengono essere in realtà una guerra contro l'Europa e contro l'Alleanza Atlantica. Ancora fortunatamente non è veramente così, perché non c'è una situazione di conflitto aperto e ci auguriamo tutti e lavoriamo tutti affinché questo non accada nel modo più assoluto, ma di fatto cosa succede? Che l'Iran si è spinto addirittura a raccogliere l'invito del presidente Putin di fornire dei contingenti di provenienza siriana, quindi dei contingenti islamici, di terroristi che hanno operato ad Aleppo, Idlib e in altre zone dove sono stati effettuati dei massacri orrendi. Ricordiamo anche l'utilizzo di armi chimiche da parte di Assad in collaborazione con il presidente Putin, perché le armi venivano, le bombe al cloro e al sarin venivano lanciate da velivoli di cui certamente la disponibilità di Assad era condizionata all'assistenza tecnica e alla formazione dei piloti siriani e la presenza anche dei formatori e dei tecnici russi. Quindi questi contingenti islamici che hanno lavorato in quel territorio già in collaborazione con le forze russe nel 2013, per esempio nei due casi di grandi attacchi chimici registrati dalle Nazioni Unite nel 2013 e nel 2016, questi attacchi vennero fatti dall'aviazione siriana che è tenuta in volo dalle capacità militari russe. Ecco, sono questi contingenti che adesso si ha notizia, anzi, viene apertamente in modo di anche per terrorizzare la popolazione dell'Ucraina, viene dichiarato apertamente dal Cremlino che ci sono dei contingenti in partenza, credo che stiano partendo proprio da qualche giorno, si parla di questa cosa, dovrebbero partire, credo siano già partiti. Un primo contingente di 1500 siriani o altre componenti etniche, comunque islamiche, che vanno a combattere in Ucraina a fianco delle forze russe sotto la direzione russa. Ecco il collegamento di dove va a finire poi quest'idea di revisione dell'ordine costituito. Sì, una revisione fatta con la forza, senza nessuna limitazione di considerazioni umanitarie, di diritto di guerra, di convenzione di Ginevra, di presenze anche di comandi che siano consapevoli che le regole di ingaggio del loro personale sul terreno devono rispettare alcuni parametri ben precisi, altrimenti ci dovrebbe essere la corte marziale del paese che ha effettuato un'operazione di questo genere, che va a prendere e individuare i militari che hanno commesso degli eccidi come quello di Bucha di 3 giorni fa, che abbiamo visto tutti in televisione, purtroppo.
si vede come questo collegamento di finalità di uso indiscriminato della violenza sia comune alle operazioni fatte in Siria prima, dal 2012-2013, poi in Crimea e poi ancora in altre parti del mondo, ad esempio in Libia, ancora senza questa proporzione, questa vastità di impegno, ma c'è stato anche lì un collegamento fra forze russe, gruppi che si chiamino S, gruppo Wagner, ma è chiaro che sono sempre finti mercenari collegati agli intenti e ai comandi del Cremlino, e combattenti islamici, ecco che si saldano e si spostano in un teatro che è così vicino e così pericoloso per i nostri interessi, interessi di sicurezza. Quindi questo aspetto dei collegamenti delle potenze revisioniste, dei collegamenti fra le potenze revisioniste. Non voglio poi dilungarmi sull'atteggiamento della Cina, che è stato, non è alla finestra. La Cina è un elemento attivo perché politicamente sostiene pienamente la Russia in quello che sta facendo. Basterebbe un colpo di telefono di Xi Jinping a Putin per far fermare questa aggressione. Tra l'altro non si può neanche discutere sul termine aggressione, perché è stato sancito da due risoluzioni dell'Assemblea Generale, votate una a 141 contro 141 paesi membri delle Nazioni Unite in un caso e 140 nell'altro, contro solo 35 astenuti e solo 5 contrari, hanno dichiarato che la Russia è il paese aggressore dell'Ucraina e deve ritirare immediatamente le sue forze armate da un paese sovrano che fa parte delle Nazioni Unite. Quindi su questo veramente non si discute. Ma purtroppo esiste la realtà che questo elemento di aggressione, quali che siano i motivi storici sui quali poi ognuno racconta la sua storia, ma dobbiamo guardare al di là della storia degli ultimi decenni o anche degli ultimi anni, che questa aggressione è scoppiata, è stata posta in atto, preparata e scoppiata, quando, se c'era qualcosa da contestare, il paese che ritenesse di avere delle pretese nei confronti dell'Ucraina poteva benissimo rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia o alle Nazioni Unite, cosa che non si è assolutamente fatta mai, non c'è stato mai nessun ricorso della Federazione Russa alla Corte Internazionale di Giustizia, alle diverse commissioni delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la Cooperazione e Sicurezza Europea. Non c'è stata mai nessuna iniziativa né diplomatica né legale per sostenere, ad esempio, che in Donbass era in corso un genocidio, ed è la motivazione che Putin ha ripetutamente dato all'aggressione. Questa esistenza di un genocidio è stata platealmente smentita e negata dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, che si è pronunciata su questo caso, intimando anch'essa alla Corte Internazionale di Giustizia l'immediato ritiro delle forze russe dall'Ucraina. Quindi l'Iran è parte di questa partita, purtroppo, ed essendo parte di questa partita, bisogna considerare anche quella che è l'attività del paese, della dirigenza iraniana nell'area, per quanto riguarda ad esempio l'asserita volontà ripetuta di distruggere Israele, la negazione dell'Olocausto, il continuo rinfocolare, e qui Raisi, il presidente iraniano, è stato, prima di diventare presidente, nei 5 anni precedenti, è stato presidente di una fondazione molto nota iraniana che si era specializzata nell'istigazione alla radicalizzazione del dibattito non soltanto politico ma ideologico, e soprattutto la diffusione e promozione dei protocolli dei saggi di Sion. Protocolli dei saggi di Sion, Raisi li ha fatti inserire come testo fondamentale di una 50ina di serie televisive fatte dal suo istituto, dal suo ente di ricerca, con grandi finanziamenti, che sono ancora proiettate in giro per il mondo e che sono da 5 anni che stanno circolando. Quindi ecco, questo quadro
Certo, non è un quadro di grande ottimismo, se non fosse per alcune note, per due considerazioni di fondo che vorrei proporre agli ascoltatori, ai partecipanti a questo incontro. Uno, che la coesione europea e la coesione occidentale non è soltanto europea e occidentale sulla necessità di difendere i diritti umani e di far cessare questo abuso nell'utilizzo della forza rispetto al ricorso alle giurisdizioni internazionali. Non è solo la comunità atlantica, diciamo 30 paesi dell'Alleanza Atlantica, di cui fanno parte molti dei 27 e dei 27, ma è un ampio raggio, sì, con alcuni incerti, perché per esempio l'India ha dei motivi di collaborazione antichi con la Russia che la mette in una posizione, anche questa, piuttosto equivoca. Ma ci sono delle ampie aggregazioni, l'Indo-Pacifico, in Medio Oriente, in Asia, ad esempio i paesi dell'ASEAN, il Quad, il cosiddetto quartetto dell'Indo-Pacifico, l'accordo AUKUS a tre fra Australia, Inghilterra e Stati Uniti. E altre aggregazioni, fra le quali spicca una realtà in Medio Oriente, e non soltanto in Medio Oriente, che è estremamente interessante, quella dei patti di Abramo. Patti di Abramo nati da un incontro fra il Santo Padre e il grande Ayatollah della moschea dell'Università Al-Azhar del Cairo. Che hanno, partendo da un documento della Fratellanza che è stato sottoscritto da queste due figure, capo della Chiesa Cattolica e uno dei principali esponenti sicuramente del mondo musulmano sunnita, si è tradotto poi in una collaborazione intensissima sul piano economico, scientifico, culturale, in un'ampia regione che va dal Golfo alle colonne d'Ercole, perché comprende anche il Marocco, passa per il Sudan, comprende gli Emirati Arabi, il Bahrain, il Bahrain, Israele, e non è ancora, non comprende ancora, e probabilmente non lo comprenderà per parecchio tempo, il Regno Saudita. Ma ha dei riflessi molto positivi di crescita e di collaborazione in tutta quell'area. È stato interpretato da molti, e certamente lo è, un'aggregazione diplomatica, di intelligence e anche di sicurezza che vuol fare da contrappunto alla Repubblica Islamica Iraniana, ma è anche un collegamento ulteriore con lo sviluppo economico, il progresso economico dell'intero Mediterraneo e nei rapporti con l'Europa. Grazie. Grazie all'ambasciatore per questa sua analisi che mi è parsa vivida per quanto riguarda la descrizione della natura repressiva del regime iraniano, molto molto puntuale e ricca di stimoli per quanto riguarda la questione del Joint Comprehensive Plan of Action, cioè l'accordo sul nucleare iraniano siglato nel 2015. Molto interessante ovviamente anche per quanto riguarda la sottolineatura dei legami tra le potenze revisioniste fino ad arrivare poi alle questioni legate agli accordi di Abramo, che sono anche questi un passaggio molto molto interessante che si comprende anche, come ha detto l'ambasciatore alla conclusione del suo intervento, con la volontà appunto di fare un po' da contrappunto ai rischi destabilizzanti che pone l'attuale regime iraniano. Ora, io lo ringrazio moltissimo per questo intervento denso di stimoli, di spunti, di riflessione. Credo che il pubblico presente e anche chi vi parla debba in qualche modo approfittare della competenza e delle conoscenze dell'ambasciatore per soddisfare curiosità e quindi siete pregati, se volete, se lo desiderate, di formulare domande, richieste di chiarimento e così via. Credo che l'ambasciatore sia ben lieto di rispondere alle vostre questioni, alle vostre domande. Senza Con piacere, timidezza. grazie.
Prego, ci sono domande? Prego, prego, credo possa venire qui. C'è una domanda? Ecco, c'è una domanda, il microfono, prego. Buon pomeriggio ambasciatore, io mi chiamo Tuno Daniele e sono un ex studente di questa università, laureato in legge ormai una ventina d'anni fa. No, volevo chiederle una cosa, io lavoro nella compliance di un gruppo bancario, quindi seguo tematiche di carattere diciamo finanziario. Secondo lei, alla luce di quello che diceva prima, cioè la proposta da parte dell'Iran di eliminare tutto quell'insieme di sanzioni, ci potrebbe anche essere quella di eliminare quel paese tra quelli ad alto rischio, riciclaggio, terrorismo, per intenderci ai sensi del regolamento, se non sbaglio, 1675 del 2016. Perché in quella lista l'Iran è lì, fermo, assieme alla Corea, che ha ancora diciamo, maggiori, mi passi il termine, colpe o responsabilità del fatto che sia in quella lista lì, ce n'è una terza di paesi che hanno preso un impegno scritto, sono arrivati a 23 questi paesi, che viene continuamente aggiornata, quindi togliere e sfilare certo. Continuamente questi paesi, ma due in particolare sono lì dall'inizio, l'Iran e la Corea. Sulla Corea viene espressamente indicato che compie delle violazioni e delle omissioni importanti. Sull'Iran si parla di impegno politico col Gafi volto ad eliminare appunto la sua presenza in quella lista. Però da parte mia ovviamente non seguo la tematica per quanto riguarda strettamente l'attività in banca, ma non ho mai capito del perché in questo senso sia ancora presente lì, perché potrebbe avere dei forti impatti alla luce anche della crisi Ucraina e Russia, perché le attività commerciali o finanziarie sfilando quel paese da quella lista sono particolarmente rilevanti per chi lavora nel settore. Grazie ambasciatore. Grazie, io la ringrazio perché la domanda copre anche una omissione, forse anche dovuta al fatto che mi sono dilungato sin troppo nella parte iniziale, nella breve relazione che ho fatto. Il punto certamente è un elemento centrale per la capacità iraniana di ritornare ad essere un partner credibile, riconosciuto, credibile anche dal punto di vista dell'affidabilità del mercato finanziario, oltre che del mercato dell'energia e tutte le altre cose che riguardano anche l'interesse delle nostre aziende, le aziende italiane che indubbiamente hanno sofferto dalla chiusura di fatto di una serie di attività in Iran. Il Gafi ha posto, come sempre, ha lavorato con estrema serietà, Foreign Action, Financial Action Task Force, FATFIN in inglese, e c'è un problema di fondo e una questione contingente. Il problema di fondo è che il sistema bancario iraniano da diversi anni, mi ricordo dei convegni ai quali ho partecipato appena prima del Covid ancora, un convegno di 3 anni fa, uno di 4 anni fa a Zurigo, grande convention sui rapporti con l'Iran da parte del mondo europeo, e si parlava costantemente di questioni finanziarie, ma dove era il punto problematico? Il punto problematico era strutturale interno al regime iraniano. La trasparenza del sistema bancario iraniano e i collegamenti che esistono di parte di queste banche, addirittura col sistema più pericoloso per la comunità internazionale dal punto di vista del sostegno al terrorismo, che è la presenza non soltanto di personalità dei Pasdaran, del IRGC, come abbiamo detto, no? Abbiamo parlato un attimo di quella che era la questione dell'IRGC nelle sanzioni, del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ma addirittura anche proprio la presenza negli organi direttori di queste banche. E stanno lì questa organizzazione di sicurezza così potente che possiede una parte che non è quantificata, ma sicuramente almeno fra il 20 e il 30-35% dell'intera economia iraniana, perché è una,
non è scoperta spesso la presenza dell'IRGC nelle aziende e nelle istituzioni finanziarie, ma sicuramente c'è. Il GAFI lo sa perfettamente e eliminare le possibilità di riciclaggio a fini di terrorismo in banche dove c'è una presenza di questi soggetti diventa estremamente difficile. Quindi questo è un aspetto strutturale di cui ovviamente gli iraniani e le autorità iraniane si guardano bene dal parlarne, ma sono perfettamente consapevoli, e anche loro in fin dei conti spingono fino a un certo punto per avere il riconoscimento, perché questo comporterebbe in termini di compliance tutta una serie di verifiche e di capacità di indagine dall'esterno che potrebbe creare problemi al regime, problemi seri al regime, per non parlare della lotta alla corruzione eccetera, ma sicuramente quello che interessa il GAFI è il riciclaggio con finalità terroristiche. E siccome il paese si muove sul piano del terrorismo, potremmo parlarne a lungo, ma c'è una rete terroristica iraniana sostenuta dalle ambasciate, non so se avete sentito parlare del processo di Assadollah Assadi, arrestato ad Anversa nel luglio 2018, quando stava per far esplodere una mega bomba, una convention della resistenza islamica, arrestato all'ultimo minuto e condannato con i suoi tre complici a 25 anni, il massimo della pena in Belgio, ecco, era un diplomatico iraniano, capo di una serie di reti nei paesi europei, quindi il finanziamento di questi signori viene fatto da chi? Viene fatto dal sistema finanziario iraniano. Quindi questo è un tema molto delicato e molto complicato. Quindi c'è un elemento strutturale. Ma oltre a questo elemento strutturale c'è uno contingente, cioè l'Iran e la Russia hanno giocato di sponda nell'ultima tornata dei negoziati JCPOA per far sì che le sanzioni imposte dagli occidentali alle forniture petrolifere russe e di gas russo non riguardassero l'abolizione delle sanzioni all'Iran se l'Iran accedeva a un JCPOA 2. Cosa voleva dire questo? Che si teneva aperta la porta della stalla alla possibilità di intercambio petrolifero e pagamento a questo intercambio nei due sensi fra Iran e Russia. E questa era una strada meravigliosa per la Russia per poter veicolare tramite l'Iran i suoi prodotti petroliferi e viceversa all'Iran poi di entrare attraverso il percorso russo a rientrare in un circuito finanziario che le veniva negato dalle sanzioni esistenti. Ecco, sono queste due le difficoltà. Bene, grazie per la sua risposta. Ci sono altre domande? Bene, prima magari che qualcuno voglia intervenire, vorrei fare io una domanda all'ambasciatore. È una domanda molto, per così dire, secca e forse anche un provocatoria, ma a suo avviso l'accordo sul nucleare è un accordo realmente efficace, vincolante, per così dire, serio, o lascia molti margini di ambiguità, diciamo, nella sua concreta applicazione, al di là, diciamo, del modo in cui è stato anche adottato negli Stati Uniti ai tempi di Obama? Ma secondo lei è un accordo che effettivamente ha delle potenzialità per mettere sotto controllo il nucleare iraniano, oppure no? Guarda, i paesi che hanno nella storia del TNP, degli accordi di non proliferazione nucleare, che hanno rinunciato volontariamente o sotto pressione al nucleare, sappiamo che ce ne sono diversi, almeno 5 o 6, e l'hanno fatto per convenienza. Per esempio l'Ucraina ha rinunciato a più di 1000 testate nucleari e relativi vettori, perché era convinta di ottenere la garanzia dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, inclusa in primis la Federazione Russa, che la sua sovranità era assolutamente inviolabile ed era addirittura anche la sua sovranità economica. Impressionante il memorandum di Budapest del 94.
E questo, fra l'altro, è un elemento che convince di più l'Iran, da un punto di vista quello che sta avvenendo in Ucraina, convince l'Iran che, perlomeno i falchi che stanno attorno a Raisi e lo stesso Raisi, che avere l'arma atomica è ancora più importante con quello che stanno vedendo. Certo, loro non saranno mai aggrediti dalla Russia, pensano, ma pensano di poter essere aggrediti magari da altri. E quindi c'è questo punto difficile della storia della non proliferazione. Ma i paesi che hanno rinunciato volontariamente l'hanno fatto distruggendo le loro capacità o dando delle verifiche, una capacità di verifica agli organismi delle Nazioni Unite, agli organismi che tutelano le salvaguardie, una capacità di verifica assoluta. Il JCPOA è fuori dalla tradizione degli accordi di non proliferazione. È fuori dalla tradizione perché innanzitutto non è un accordo, non è un trattato. Obama l'ha voluto sottrarre alla ratifica parlamentare, perché non sarebbe mai passato. E lo stesso è questo. Dove sono i punti dolenti? Io ne ho sempre visto uno più vistoso di tutti gli altri. Le modalità di verifica che si propongono adesso sono le stesse di quello precedente. Tant'è vero che l'impossibilità di verificare ha fatto saltare fuori dal 2003 a oggi, ogni un paio d'anni saltava fuori che c'era qualche tunnel sotterraneo con nuove centrifughe, che c'era capacità di arricchimento con l'acqua pesante, eccetera, che non era mai state dichiarate. Ora, le verifiche, se uno va a vedere gli annessi del primo JCPOA, e probabilmente mi si dice che è la stessa cosa anche in questo, forse addirittura ancora più edulcorate, sono esclusi i siti militari. Devono essere, anziché a sorpresa, le ispezioni devono essere fatte con 30 giorni di preavviso. Se c'è una contestazione da parte iraniana, c'è un comitato che si riunisce e dà non so quante settimane per deliberare. E se ancora questo comitato non riesce, la cosa viene sottoposta al Consiglio di sicurezza, il quale a sua volta, certo, è l'organo decisore, ma si dà il caso che lì ci sono due grandi amici dell'Iran, che fra l'altro hanno fatto i due accordi ultradecennali che ho citato durante la mia esposizione, che sono la Cina e la Russia, due membri permanenti, mettono il veto ogni volta sicuro. Questo è sicuro, sicuro come il sole che splende in cielo quando non ci sono le nuvole. Quindi è un accordo che ha un significato politico, cerca di rimandare i tempi della breakout capability, cioè della maturazione della soglia alla quale la bomba viene creata, ma la riduzione è sempre di qualche mese, si dice di 12 mesi con questo secondo accordo, che ci sarebbe una garanzia per 12 mesi, ma poi ci sono tante altre condizioni, insomma è un accordo molto fragile, meglio di niente? È difficile predire il futuro. Il problema è che levare le sanzioni completamente, lo vediamo adesso, il discorso sanzionatorio sarà irrisolutivo, non brillante, ma è quello che tende a levare le risorse a un paese come l'Iran o alla Russia di svolgere politiche ancora più basate sulla forza e sulla capacità di aggredire. La ringrazio. Ci sono altre domande? Va bene, allora io ringrazio nuovamente moltissimo l'ambasciatore per la sua interessantissima analisi e lo ringrazio anche per averci dedicato il suo tempo. Grazie molte a nome di tutti. E grazie professore, grazie a tutti, buon lavoro. Spero che avremo presto altre occasioni. Grazie. Bene, allora a questo punto credo che abbiamo un gradevole intermezzo musicale. Avremo la possibilità di ascoltare il violino di Shahin, che quindi invito qui accanto a noi.
ringrazio molto Shahin, molto molto bello, grazie. Proseguiamo adesso con i nostri lavori e do la parola a Moisè Sariaslani che ci parla di 100 anni di storia. Buonasera a tutti e tutte, sono Mohsen Sariaslani. Uno dei motivi che per organizzare tutti questi eventi è dare un'altra immagine dell'Iran che avete visto adesso, per esempio. Shahin, uno dei testimonianza del quello vero iraniano, Iran, che non è quello che viene presentato attraverso la televisione, è il regime di Khomeini. Il regime di Khomeini è una cosa a parte. I ragazzi iraniani che vedete qui sono quelli veri, veri rappresentanti della cultura persiana e popolo iraniano che vogliono vivere in pace e tranquillità e sviluppare la loro passione, la loro vita. Non sono né aggressivi né integralisti né chiusi, sono persone apertissime, tranquilli, come vedete qui. Per questo deve essere un ponte per rompere quel tabù, quell'immagine che ciascuno di noi attraverso la televisione riusciamo a vedere. Per questo ringrazio tutti i ragazzi iraniani che hanno partecipato e fanno questo sforzo per dimostrare una parte della cultura persiana che ha una storia millenaria. Io da parte mia sono contento che sono nato in Iran e sono iraniano, orgogliosamente dico che sono iraniano, e sono cresciuto in un altro paese, idem. È ricca della cultura di che mi sento, sono italiano, iraniano, non ho assolutamente, non riesco neanche a fare differenza fra questi due, amo tutti e due paesi come la mia vita praticamente. Al di là di questo comincio il mio intervento, che devo andare molto veloce perché prima di tutto devo dire che io non sono né storico né professore né niente, soltanto vi racconto un po' la storia dell'Iran molto veloce, molto breve, dall'inizio di 1908. All'inizio volevo fare tutto 100 anni della storia dell'Iran, ma purtroppo, siccome tempo limitato, faccio soltanto dal 1908 fino a 1979. Aspetta, vediamo se riesco a sistemare questo. Ok. Chi mi conosce lo sa che io sono più o meno fotografo, insegno fotografia, appassionato di fotografia. E vedo una somiglianza fra la storia e la fotografia. La storia è nostra interpretazione. Nostra interpretazione di quello che realmente o realmente o così successo. Normalmente la storia viene scritta da chi ha vinto a scrivere la storia. E per fare più o meno queste cose che mi piacerebbe di farvi vedere questo fotografia di Ansel Adams, uno dei massimo fotografo tecnico dalla nascita della fotografia, che loro, lui dice, loro lo chiamano come normalmente un fotografo realistica, lui dice che io faccio così, le mie fotografie così sono false che sembrano reali. Per questo anche io spero di riuscire a recuperare tutto, documentare tutta la storia in questo modo che forse può diventare più o meno reale. Allora, partiamo da questo. Cominciamo dal 1908. Per la prima volta oro nero, petrolio, è stato scoperto dalla compagnia inglese, hanno scoperto pozzo di petrolio in Iran. E in quel punto, dopo scoperto di questo pozzo per petrolio, che vedete la foto, è stato creato Anglo Persian Oil Company, che avevano un accordo,
l'Iran con compagnie petrolifere inglesi, che il 90% del ricavo veniva dato ai inglesi e il 10% rimaneva al popolo iraniano, praticamente bricioli. E questo non andava bene al popolo iraniano, piano piano, si sono cominciati a lamentare, finché è arrivato un personaggio, si chiama Mossadegh. Per capire, per conoscere un po' la storia dell'Iran, è importante di fermarsi un pochino per conoscere chi è Mossadegh. Mossadegh è un intellettuale della famiglia borghese che veniva dalla Qajar, è nato nel 1882 a Teheran e muore nel 1967 a Ahmedabad, in un piccolo paesino. Studia diritto in Francia, per questo è uno dei, se non sbaglio, il primo iraniano che si laurea in diritto in Svizzera. Alla fine, e poi diventa oppositore del padre dello Shah, che viene espulso tutto, e poi dopo anche nel 1949 Mossadegh rientra nella politica con altri soggetti, particolarmente con suo amico Fatemi, e nasce il Fronte Nazionale dell'Iran, una coalizione di diverse forze del popolo iraniano, che avevano alcuni obiettivi. Per esempio, uno dei obiettivi principali è la nazionalizzazione del petrolio, dove intorno a questo tutti quanti si sono uniti, dai sciiti integralisti ai comunisti, piccoli mercatanti e il resto. Si unisce praticamente intorno a questo obiettivo tutti quanti. E poi altre cose che aveva in mente: limitazione del potere dello Shah, perché voleva creare un sistema come Inghilterra, che lo Shah deve fare, il re, ma il paese veniva gestito, veniva comandato dal Parlamento e i ministri. E poi una riforma di modernizzazione dell'Iran, dopo che hanno scoperto il petrolio, che potevano permettersi Iran e rinnovare. E qui vediamo Mossadegh quando era un piccolo, con tutta la sua famiglia, che così vedete che è una famiglia in più o meno abbastanza benestante per essere inizio di Novecento. E qui vediamo Mossadegh quando studiava in Svizzera. E questo Mossadegh quando diventa primo ministro del governo dello Shah, e arriviamo a nazionalizzazione del petrolio iraniano. Alla fine Mossadegh nel 1951 a Teheran firma questo decreto per nazionalizzazione del petrolio dell'Iran, per questo nasce National Iranian Oil Company. Ovviamente questa decisione non andava bene ai inglesi. Gli inglesi perdevano questa occasione, questo pezzo di torta che per loro era importante. Hanno cominciato a minacciare l'Iran, fare imbarco, tutto quello che è possibile e immaginabile. E Mossadegh è partecipato anche all'ONU a difendere la sua decisione, e potete immaginare che quell'inizio di 1951 un paesino come l'Iran va contro interessi di gigante che ha vinto la guerra e comandava mezzo mondo, e questo è diventato una grande esplosione tutto il mondo. E Mossadegh riesce a vincere dappertutto, dove andava riusciva a vincere la sua decisione. E questo chiaramente, come ho detto, non andava bene all'inglese,
E c'era quel periodo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ovviamente l'equilibrio mondiale stava per cambiare, perché prima di la Seconda Guerra Mondiale l'Inghilterra comandava abbastanza dappertutto. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'equilibrio mondiale è cambiato un pochino, perché c'era nuova potenza mondiale, l'America entrava nel gioco e cominciava a prendere i suoi spazi. Uno degli spazi, uno dei posti del paese importante che non poteva negare era l'Iran, era un posto geopolitico importante, era a confine con la Russia, è un paese ricchissimo di petrolio, è un paese che non poteva lasciare perdere. In questo punto si sono messi d'accordo con l'Inghilterra, e l'Iran era un paese abbastanza, con questo embargo è diventato un paese abbastanza povero, hanno cominciato a studiare come possono rovesciare Mossad. Si sono messi d'accordo con, attraverso di sorella dello Shah, Ashraf Pahlavi, si sono messi d'accordo, hanno studiato, hanno creato un piano per colpo di Stato, per rovesciare Mossad, che si chiama Ajax. E questo piano era basato sui militari, ovviamente. In questo punto hanno scelto il generale Zahedi, e poi hanno, per arrivare al colpo di Stato, dovevano preparare prima il terreno. Per preparare il terreno hanno utilizzato due elementi: uno, integralisti islamici, Khashoggi, che era quel periodo capo di questi, era Khashoggi, che all'inizio era amico unito con Mossad, ma siccome Mossad voleva dare libertà alle persone, alle donne, ha creato un sistema laico, non un paese basato sull'Islam, che non andava bene per Khashoggi. Per questo Khashoggi, con i soldi ovviamente di americani, ha cominciato a andare contro Mossad, e un altro quelli bande di teppisti che creavano disordine nella società, e preparavano prima praticamente il terreno. In quel punto lo Shah, che all'inizio non voleva nominare Zahedi come primo ministro, e sua sorella Ashraf Pahlavi lo convince di nominare Zahedi come primo ministro. E in quel punto mandano, attraverso i servizi segreti, mandano licenziamento di Mossad dal primo ministro, e comunicano che il primo ministro da qui in poi è Zahedi. E questo e poi lo Shah se ne va, se ne scappa, viene a Roma, stava a Roma in quel periodo per fare finire tutta operazione. E questo, l'operazione Ajax, finalmente dopo 60 anni Obama ha pubblicato questo documento che praticamente dice tutto in piano, ma ancora fino adesso nessuno ha chiesto scusa dal popolo iraniano. Questo è il generale Zahedi, questo che vedete, questa a sinistra, quello Khashoggi, è praticamente il babbo spirituale di Khomeini, e questi a destra, quelli lo chiamano Shaban Bimokh, vuol dire che Shaban è nome e non ha cervello, e quello era molto, un uomo molto aggressivo, teppisti, e poi quello che c'è, Mossad ovviamente viene rovesciato velocemente, colpo di Stato va a buon fine senza nessun, neanche sparano niente, perché quel periodo bastava andare a occupare radio e Parlamento, l'esercito non ha fatto assolutamente nessuna resistenza, anzi Mossad è rovesciato, è stato arrestato, è stato andato in tribunale. In tribunale all'inizio lo hanno dato 3 anni di fucilazione, pena di morte, e poi lo Shah
ha detto va bene, lasciamo il vecchio, 3 anni rimasto in galera e poi dopo l'hanno mandato all'arresto domiciliare in Ahmedabad, in uno dei suoi video. E le foto che normalmente fanno vedere a Mossadegh è questo destra, quello di non questo, anche lui quando stava in tribunale si difendeva di tutti i suoi valori, tutte su quelle cose che aveva fatto in un modo elegante. Era anche vecchio, malato, e questo è le cose che maggior parte delle foto che viene fatto vedere durante lo show, che facevano vedere per far vedere che come fragile, come debole, come è stato così. E anche questa foto di prima di morire praticamente a Ahmedabad. E in quel punto, dopo che lo Shah è ritornato in Iran, ovviamente non era questa operazione, non era gratis. Non è gratuito per riportare lo Shah. Come abbiamo detto, che l'America era diverso dall'Inghilterra. Inghilterra semplicemente andava lì, non era importante a livello sociale e culturale come era, perché l'Iran era, per quel periodo era un sistema feudatario più o meno che capitalistico, ma questo sistema chiaramente non andava bene agli americani, vincitori della seconda guerra. Loro avevano bisogno di consumare e produrre. E per consumare e produrre vanno fatti alcune modifiche, alcuni cambiamenti in questa società, che lo Shah ha accettato, e loro hanno fatto questo colpo di Stato. E lo Shah ha cominciato a fare queste riforme, particolarmente una cosa che ha dato molto fastidio ai integralisti, parte di Khomeini, la libertà per tutti è professare la propria religione, che non c'era bisogno, perché prima di quello ogni volta che tu andavi in qualsiasi parte, prima di quello devi essere musulmano e poi giuramento devi fare sul Corano, non era importante che sei ebrei o cristiano o zarotostriani, non importava niente, tu devi giurare sul Corano. Lo Shah ha levato questo, che ogni religione, ogni persona giura sul libro sacro. Cominciato nel 1963, lo Shah ha cominciato a fare questi cambiamenti, questi così, che qui vi ho scritto più o meno e non vi elenco tutto. E un'altra cosa che ha dato molto fastidio alla parte di Khomeini, al regime a Khomeini, è dare la libertà e il diritto di voto alle donne per essere votati, anche di votare. E un'altra cosa è libertà di studiare, il diritto di studiare e vestirsi come volevano. E queste erano le cose che inaccettabili per Khomeini in quel periodo. E le donne potevano andare a lavorare, potevano fare tutto quello che è possibile, immaginabile, perché l'America aveva bisogno di una società che partecipano tutti quanti alla produzione, al consumo e alla vita sociale. E questo dell'anno, più o meno l'anno, quelle alcune foto del, che lì sotto era lo Shah, qui sotto lo Shah che andava in scuola a insegnare più o meno, e sopra a dare il diritto alle donne per votare. E questi sono esercito dei maestri, praticamente uno di quelli che ha fatto per eliminare l'analfabetizzazione in Iran, ha creato esercito dei maestri che dopo, quando finivano la scuola, l'università o scuola superiore, diplomavano e potevano andare, invece di fare servizio militare obbligatorio sia per le donne che per gli uomini, facevano parte di esercito dei maestri, andavano nei villaggi, insegnavano ai ragazzi. Per questo l'Iran, da un paese inalfabetizzato, e diventa un paese maggior parte alfabetizzato. Okay. E poi questi cambiamenti ovviamente si divide il popolo iraniano, che alcuni erano a favore di questi cambiamenti, che vedevano che stanno crescendo, cambiando tutto, stanno arricchendo un pochino, e c'era quelli contro questi cambiamenti, erano
conservatori che, come abbiamo detto, di Khomeini e parte di Khomeini, che hanno cominciato a lamentarsi e fare manifestazione contro questa decisione, ma non per migliorare, perché come abbiamo detto lì, Mossadegh voleva modernizzare il paese, ma voleva modernizzare il paese a favore con interessi del popolo iraniano. Voleva fare una cosa che nasceva dal paese, dal territorio, senza essere comandato da un potere stranieri, garantire suoi interessi. Per questo la differenza era questa cosa. E Khomeini invece ovviamente andava contro questo cambiamento per questi motivi. Ha cominciato a creare manifestazione così, e lo scià dopo un po', con molto elegantemente, gentilmente, lo hanno preso, lo hanno mandato prima di tutto in Turchia, e poi dalla Turchia lo hanno mandato a Najaf, e lui aveva tutte le comodità che voleva e poteva, così. E queste sono le donne di anni 70 iraniane, che alcune persone mi dicono: ma come? Un paese che era più o meno così può tornare indietro? E questo parliamo di anni 70 in Iran, non mi viene da piangere. Questo è Khomeini. Questo è Khomeini a Najaf. Lui si stava lì, studiava, aveva sua rete, e lì che ha organizzato, ha preparato sua teoria per creare il livello globale, il governo islamico. Tutti dicono, ISIS ha preso l'idea da Khomeini per creare un governo islamico internet mondiale. Non voglio rimanere più di tanto. E poi c'erano quelli all'altra parte, i politici progressisti. Praticamente dal parte del fronte nazionale, che maggior parte erano parte islamici moderati, intellettuali, nato un altro partito musulmano, ma che sono Mujahideen del popolo, che loro hanno messo a studiare, prima di presentarsi, sono messi, che erano tre ingegneri che sono messi a studiare tutta la storia, ognuno si occupava di una parte della conoscenza, chi si occupava della storia, chi si occupava della politica, e doveva studiare tutte le cose di pensieri, politici, filosofia, e poi si occupava dell'Islam. E per questo loro dicevano che l'Islam, dobbiamo pulire l'Islam da tutte le interpretazioni che è stato fatto fino adesso, interpretazioni false. Dobbiamo pulire l'Islam da questa interpretazione. E loro hanno fatto più o meno il loro percorso. E poi c'era un altro partito che si chiama Fadayin del Popolo, che più o meno in linea marxista, che loro due, praticamente queste due organizzazioni, hanno cominciato a fare azioni contro lo scià. Piano piano, ovviamente lo scià, in quelle cose, il cambiamento che ha fatto, ha diminuito il malessere contro di se stesso a livello economico, perché la gente, io mi ricordo, io quel periodo ero piccolo, dappertutto c'era cibo, c'era tranquillamente, potevi vestirti, potevi studiare, i soldi iraniani avevano un valore enorme, un dollaro costava 70 tuman, adesso un dollaro costa, non mi ricordo, 3.000 qualcosa di tuman, proprio perso. E quel periodo stava tutto questo, e stavano bene, per questo aveva una base popolare lo Shoshà, ma siccome era sotto pressione, non ha dato la libertà a esprimere alla gente, da una parte c'è questo malessere fra la gente. In questo punto soltanto intellettuali erano contro lo scià, non parte base della società. Intellettuali erano contro lo scià perché dicevano che tutti questi cambiamenti non è a favore del popolo iraniano, ma e viene comandato, viene identificato dal potere mondiale che è l'America. E per questo
Io adesso non mi fermo più di tanto su quelle cose che hanno fatto. Loro hanno fatto dal 1965 fino alla anche rivoluzione iraniana, tutti quanti erano influenzati da questi due partiti. Khomeini è sparito, Khomeini non era al di là di Qom e dove erano sciiti, soltanto lì parlavano un po' di Khomeini. Per il resto, fra intellettuali, fra società iraniana, parlavano di questi due partiti, o Mujahedin o di Fedayeen. Piano piano lo Shah ha visto che ha fatto tutti questi cambiamenti, arricchito, diventato praticamente terzo potenza mondiale a livello di militare, che ha speso un sacco di armi, realmente ha creato un esercito bestiale, ha creato il SAVAK, SAVAK servizi segreti del regime, che stabiliva tutto. Diceva, io mi ricordo che mi lasciavano i manifesti dappertutto per creare atmosfera di paura, come adesso c'è anche adesso, che descrivevano: dentro un muro c'è topo, il topo ha orecchio, per questo devi stare zitto, non devi dire niente contro lo Shah, se noi siamo così forti che possiamo sapere tutto quello cosa che fai e quello cosa che dici. E poi quando ti arrestavano, mica scherzavano durante lo Shah. Lo Shah non scherzava assolutamente, ha ammazzato tantissime persone oppositori, su quell'aspetto assolutamente non aveva tolleranza. Per questo il regime dello Shah era un regime moderato, moderno, non moderato, moderno, ma un regime dittatoriale. E chi non ha vissuto quel periodo soltanto ha questa idea nostalgica dello Shah. Finché diciamo, mi sono perso un pochino, e finché lo Shah ha visto che sta facendo tutto, progressi, successo, cambiamento, da un paese feudatale, un paese povero, sta diventando un paese ricco, addirittura terza potenza mondiale a livello militare, è cominciato a non ascoltare più il potere mondiale, l'America. Ha cominciato a aumentare il prezzo del petrolio perché aveva bisogno di soldi di più. E poi ha fatto alcune altre decisioni a favore della Russia e altre parti. Questo atteggiamento così non andava bene, non andava giù all'amministrazione americana. Hanno detto ok, facciamo qualcosa, facciamo vedere che lui è un pallone gonfiato. Senza il nostro appoggio, lo Shah cade, lo facciamo impaurire come abbiamo fatto nel periodo di Mossadegh. Hanno cominciato a mettere sotto pressione lo Shah con il diritto umano. Hanno detto che devi rispettare i diritti umani in Iran, perché tu adesso hai avuto stabilità, hai stabilità economica, hai stabilità politica, devi rispettare, come altri paesi civili al mondo, devi rispettare i diritti umani. Non è possibile che se una persona dice che ti critica minimamente, lo arresti, lo torturi, lo fucili. Non è possibile, devi rispettare un po' i diritti umani. Ovviamente lo Shah all'inizio non voleva fare questo, perché sapeva se rispettare e crolla. Alla fine, sotto pressione del Carter, ha accettato, è tornato, e adesso non ve lo leggo tutto, tornato, ha detto che dopo tutte queste rivoluzioni bianche che abbiamo fatto, siamo un paese avanzato, adesso possiamo, siamo alfabetizzati tutti quanti, possiamo essere, siamo cresciuti adulti, possiamo dare un po' più libertà. E questo lo Shah, povero Shah. E questo Shah e Carter, addirittura Carter e Shah erano molto molto diventati, sono molto amici. E dopodiché, ovviamente, sotto, quando i servizi segreti dello Shah ha creato un'atmosfera che distruggeva qualsiasi voce, levi questo peso, questa forza, la molla che fa? Esplode. E piano piano tutti sono
uccisi per strada all'inizio, piano piano, e tutti quanti, chi urlavano, chi chiedevano? Abbas Shah, Mujahedin e Fedain. Khomeini non esisteva, o esisteva molto poco, molto poco. In quel punto chiaramente questa esplosione che è successo, è uscito fuori questo fiume che gli americani volevano canalizzare, questo malessere verso dove volevano loro, perché semplicemente loro volevano far impaurire lo Shah e farlo ritornare per prendere ancora più vantaggi da lui. Ma piano piano si sono resi conto che questo fiume non è incontrollabile. E hanno fatto di tutto, che adesso non ho tempo di spiegarvi tutto. Hanno fatto di tutto, l'ultima prova che hanno fatto per canalizzare questo, hanno fatto accettare lo Shah di nominare come primo ministro Shapur Bakhtiar. Shapur Bakhtiar era un oppositore dello Shah, che lui ha detto che lo Shah che deve diventare soltanto come un simbolo, ma lo Shah ha accettato. E in quel punto lo hanno visto che non c'è verso, non possono controllare questo fiume, questo oceano praticamente. E che cosa hanno fatto? In quel punto prima si sono messi d'accordo con Khomeini di quello che deve fare, quello che si può fare, e poi dopo hanno ordinato allo Shah di lasciare il paese. Lo Shah il 16 gennaio 1979 lascia l'Iran e se ne va. E Khomeini, ovviamente, in questo, perché dico che hanno scelto Khomeini? Perché gli americani dovevano decidere, lo Shah non era impossibile di portarla, e quell'epoca è passata, fra Khomeini, che è un regime integro, che è un musulmano, che pensavano che un musulmano che non ha nessuna organizzazione, per questo era facile comandare e manovrare, che hanno fatto questo grosso sbaglio, e poi d'altra parte c'erano Mujahedin e Fedain, e due partiti di sinistra, e quell'epoca, ancora viviamo nell'epoca dei sovietici e americani, e questo non andava bene, per questo fra quelli non andare l'Iran verso quella parte, ma hanno aiutato Khomeini. Improvvisamente dappertutto hanno cominciato a parlare di Khomeini, le foto di Khomeini veniva distribuito dappertutto, intervisti, che questo chi fa scienze della comunicazione, se un giorno vuole ne parliamo molto bene, è interessantissimo quanto hanno investito, quanto hanno fatto il lavaggio di cervello, mass media, gli europei, non iraniani, mass media europei, quanto hanno fatto il lavaggio di cervello, e Khomeini improvvisamente da un capo spirituale integralista islamico che stava lì a Najaf, faceva tutte le sue cose, è diventato leader del movimento. Ovviamente ha senso del Mujahedin e Fedain, perché loro maggior parte sono stati arrestati, stavano in carcere o sono stati fucilati per questo, e poi loro non prevedevano assolutamente una rivoluzione così breve, così veloce. Loro prevedevano, io mi ricordo che dicevano che noi vedremo rivoluzione in Iran fra qualche decina di anni, se succede, non assolutamente non prevedevano, per questo hanno fatto questo sbaglio, e Khomeini aveva sfruttato questa occasione. E Khomeini non è stato mai, non ha fatto assolutamente chiarezza su quello che voleva fare dopo, è stato sempre ambigue, e addirittura ha promesso un sacco di cose, che diceva che io sono un prete, finisco l'Iran, lo Shah che se ne va, io vado a Qom a studiare e non mi importa politica, e l'Iran in futuro è un Iran libero, e l'Iran è tutto cose. L'acqua diventa gratis, casa diventa gratis, luce diventa gratis, tutte queste cose che c'è.
E vedete qui, io alcune foto vi ho fatto perché sono fotografo, più o meno vi faccio vedere qualche foto. E questo è quando lo Scià è andato via. I suoi giornali, il titolo più grande che hanno scritto mai i giornali iraniani era quel giorno che lo Scià se n'è andato via. La gente festeggiava e bruciava le foto di Scià. E questi sono i ragazzi, se vedete qui, anche fate attenzione che qui ci sono i ragazzi coperti, i ragazzi anche non coperti, questi alcuni sono, che vedete, quelli coperti, maggior parte quella ragazza lì, e sono in maggior parte sono dei mujahedin. E questo va bene, il giornalista è qui quando hanno sequestrato tutte queste manifestazioni, che io vado abbastanza veloce. Se vedete qui, l'immagine di Khomeini non esiste. Al massimo c'è, io non lo so che vi vedete o no, è foto di Samad Behrangi, chi conosce, uno dei comunisti di sinistra che ha scritto tantissimi libri per i bambini, è uno di quelle pesciolino nero che una volta io l'ho presentato, e quello Khosrow Behrangi, che è stato ammazzato dallo Scià, fucilato dallo Scià. E qui non vedete l'immagine di Khomeini in queste manifestazioni, non esiste Khomeini, e come vedete anche la gente, nessun integralista islamico sta qui, è qui. E vado molto veloce, questo se anche qui vedete che ci sono le donne, ragazze iraniane che fanno manifestazione contro lo Scià, e qui tutti quanti vedete le ragazze, i ragazzi senza chador, senza coprirsi, tutti così tranquillamente parlano, fanno slogan di abbasso Scià, libertà, libertà, libertà e autonomia. E così, e piano piano uscito fuori quello di Khomeini. Le donne coperti, slogan di Khomeini, le foto di Khomeini. Come vedete, piano piano esce fuori Khomeini. E io, per concludere questo primo mio intervento, perché il secondo intervento farò dopo, il 12 aprile, se organizziamo, e parlo di epoca di Khomeini. Adesso semplicemente vi racconto una cosa, che Khomeini, dopo che tornato in Iran, dopo anni e anni che era fuori dall'Iran, e un giornalista, uno dei giornalisti, ha fatto questa domanda a Khomeini: che lei che sensazione ha dopo che anni e anni che sta tornando in Iran? E Khomeini ha risposto: hich, niente. Io mi ricordo che mio padre stava lì, lui era a favore dello Scià, io ero attivista. Politicamente ero un ragazzino attivista contro lo Scià, e tutte quelle manifestazioni ero, c'ero e che Khomeini, vi faccio vedere questo video, se non so che va o non va. Vi dico una cosa, perché dopo interessa di approfondire chiaramente dopo il periodo di Khomeini e dopo Khomeini. Io vi condivido con voi un mio ricordo. Quando ero ragazzino partecipavo a tutte queste manifestazioni contro lo Scià. Nel 1979 siamo andati a occupare sede del servizio segreto iraniano Savak. Io ero un ragazzino piccolino, più piccolo di tutti quanti. Siamo andati a occupare questa sede, dove appena mi sono entrato lì, e mi veniva brividi, sentivo ancora la sofferenza, il dolore,
il dolore a quelli che hanno lottato contro lo Shah. Dopo 2 anni sono tornato lì come prigioniere politico e dopo vi racconto tutto quello che è successo e quello che ho visto. Grazie. Bene, grazie molte per questa ricca e appassionata ricostruzione della storia iraniana dal 1908 fino al 1979, che ha messo in luce alcuni aspetti fondamentali di questa storia, non ultimo il ruolo di Mossadegh, che è stato certamente un personaggio centrale nella storia iraniana del tempo. Non so cosa dire, perché non dipende da me, forse mi sentite meglio. E adesso siamo un po' in ritardo sui tempi, ovviamente non desidero sacrificare nessuno, però faccio appello alla dodra sintesi del nostro prossimo relatore, ovvero il dottor Emanuele Scamardella, che ci dovrebbe parlare delle associazioni studentesche. Sì, esatto. Prego. Allora, intanto io inizio ringraziando l'Iran, che per me è stata una tappa fondamentale della mia vita, quindi la ricerca non è che io ho intrapreso col professor Francioni, non è stato un caso, insomma. Ricordo benissimo che io ero uno studente come voi nel 2009 e ricordo le immagini di Leila durante l'Onda Verde. Quindi quelle immagini, mentre io ero in Spagna, ricordo benissimo, mi sconvolsero perché erano le prime immagini di una manifestazione, una Twitter Revolution l'hanno definita, visto che era una prima manifestazione studentesca forte, significativa del Medio Oriente, che era stata ripresa dai social media all'epoca. E noi ora ci troviamo in una università che è nata nel 1240 e quando dal 2009 poi sono arrivato in Iran nel 2017, la prima cosa che mi ha colpito è come una storia così importante come quella dell'impero persiano, che viene ancora prima di quella che è la nostra storia romana, forse anche greca, e con Dario il Grande, sia nata ben prima di noi e la prima università sia stata fatta solo nel 1934 a Teheran, poi Isfahan e Shiraz. Quindi questo mi ha colpito tantissimo, come parlava prima l'ambasciatore della posizione geopolitica, chiaramente, che ha acquisito l'Iran nel Novecento, però durante il mio percorso di ricerca ho anche visto come in realtà il Novecento l'Iran era l'immagine era del bue con l'aratro, quindi era un paese agricolo fatto di mercanti, e come alla fine del Novecento in realtà abbia prodotto un programma nucleare. Quindi già questo fa capire la velocità di evoluzione, quindi il quadro del contesto storico dell'Iran, e all'interno del quale l'università è stato il cuore pulsante ed è tutt'oggi il cuore pulsante, a mio avviso, dell'evoluzione dei movimenti, non solo studenteschi, che sono oggi presenti in Iran. È chiaro che io mi sono trovato in un momento importante, la fine del 2017 con l'inizio del 2018. Io sono arrivato a Teheran 2 giorni dopo che la donna si è tolta il velo in piazza, e di quella donna forse non sappiamo più notizie, quindi è stato per me molto importante vivere quei 2 mesi lì, e la ricerca parte da un giorno che penso che voi studenti conoscete benissimo, che è il 16 Azar, 16 Azar, che è la vostra giornata degli studenti iraniani, che è una data per me simbolica, perché io da quel giorno parto, dal 16 Azar che del 1953, chiaramente il 16 Azar per noi è il 7 dicembre del 1953, e da quel giorno cambiano tanti meccanismi. Un po' l'ha introdotto chiaramente Mosen parlando dell'operazione Ajax e di tutto ciò che era la nazionalizzazione del petrolio, e i movimenti studenteschi in realtà con Mohammed Shah riescono ad avere lo Shah Mohammed chiaramente riescono ad avere una prima evoluzione, anche perché lui consente appunto ai partiti di creare all'interno dei campus universitari delle piccole organizzazioni universitarie come Mujahideen, Fedain, quindi ce ne sono varie. Però una cosa che aggiungo, non era solo un lavoro sul territorio iraniano.
Quello che mi ha colpito tantissimo della storia dell'evoluzione dei movimenti studenteschi è che la maggior forza veniva dall'esterno, perché la Confederation of Iranian Students Union, quindi la confederazione di tutti gli studenti iraniani all'estero, ebbero un impatto fortissimo, tant'è che poi la rivoluzione, in realtà l'alchimista della rivoluzione era Ali Sharati, con sicuramente questa figura religiosa un po' dubbia sotto tanti punti di vista, però sicuramente la prima parte di questa evoluzione dei movimenti, successivamente alla creazione della prima università, era sicuramente indirizzata verso un unico nemico, che era lo Shah. Non c'erano altri nemici. In quel momento quindi si arriva alla rivoluzione islamica, e una cosa che mi ha sconvolto è che per 3 anni le università sono rimaste chiuse. La rivoluzione culturale, come è stata definita, ha epurato l'università di tutte le associazioni che non erano di matrice islamica, e questo ha fatto sì che si perdesse un po' il senso della rivoluzione, e soprattutto che per la prima volta venivano messi studenti contro studenti. Quindi questa evoluzione dei movimenti studenteschi hanno avuto un impatto fortissimo, ma poi un crollo nell'arco di 3 anni, addirittura con tutto un metodo di iscrizione all'università, perché noi pensiamo all'università come un'università chiaramente libera, che tutti possono partecipare, iscriversi, ma non è così, al punto tale che c'era un metodo, il metodo concours, ora non so se è la pronuncia esatta, che non prevedeva l'ingresso solamente per meriti didattici, ma soprattutto per questioni religiose. Quindi si ha questa prima fase di shock all'interno dei movimenti studenteschi, che poi vive 17 anni di apatia, perché chiaramente dopo la rivoluzione culturale tutte le associazioni vanno all'interno di questa cupola, associazione unica, si chiama Daftar Takim Vaat, ovviamente mi perdonate sempre per l'accento, e ho avuto modo di intervistare persone che hanno fatto parte di questa cupola nei 2 mesi che sono stati in Iran, ed è stato per me molto importante, perché capire i movimenti studenteschi per me era importante capirli dal sentimento che c'era all'interno, parlare da studente a studente, come io sto facendo rivolgendomi a voi che ora siete all'Università di Siena. E quello che ho notato è che nella storia dell'Iran, dal 16 Azzar del 1953 ad oggi, ci sono dei cicli di speranza, ma non quella speranza legata all'ottimismo del cambiamento, ma la speranza che è intrinseca negli studenti di voler vedere il proprio paese migliorare. E questi cicli di speranza chiaramente sono stati analizzati anche con quello che poi è la disillusione. 17 anni di apatia sono tanti. 17 anni in cui non c'è all'interno dei campus, c'è più paura all'interno dei campus che altro. Campus che erano il fervore della vita politica in Iran. E io, quando sono andato in Iran, ho dormito nel dormitorio di Abir Abbas, voi lo conoscete sicuramente, a Teheran. Per me, ho visto la Evin University, la prigione. Io sono stati tutti momenti molto importanti per me, chiaramente anche molto pericolosi. Però questo mi hanno portato poi a condurre una ricerca che andava veramente alla fonte della conoscenza di quello che poi i movimenti in Iran riescono realmente a produrre. E ho visto come questa evoluzione, 17 anni dopo, si sia prodotta in una speranza, che è stata con Khatami, quindi il secondo Khordad, ed è poi stata 2 anni dopo disattesa, perché Khatami è stato portato su da tutta una rete intrecciatura di associazioni, di mondo associazionistico universitario e anche esterno. E dopo il secondo Khordad, dopo 2 anni, la disillusione è stata di nuovo un elemento molto importante per questa evoluzione storica dei movimenti studenteschi, che ha poi cambiato i paradigmi e creato all'interno dell'università un effetto rebound, possiamo definirlo, quindi un effetto che ha da una parte frammentato quello che era la cupola, quindi questa associazione unica che era presente in tutti gli Atenei,
ma dall'altra parte ha anche rafforzato il potere sia religioso che governativo, che spesso e volentieri erano collimavano in alcuni momenti, ma si potevano rivedere nel fazionismo dell'università, perché all'interno dei campus, dopo la disillusione di Katami, vi è stato un momento molto importante dove si può evincere benissimo le differenze che ritroviamo all'interno dei movimenti studenteschi, ovvero movimenti studenteschi che erano praticamente sostanzialmente il contenitore dei partiti, il contenitore e anche il braccio della politica e del potere religioso all'interno dei campus, anche perché prima di che arrivasse Katami i studenti erano meno di un milione di studenti. Immaginate, un paese così grande, l'Iran aveva meno di un milione di studenti. Successivamente, dopo chiaramente periodi anche di liberalizzazione con Rafsanjani, chiaramente ha avuto un'apertura. Arriviamo poi a quello che è un altro effetto rebound. Subito dopo il fazionismo si creano all'interno delle università delle correnti. Ora non abbiamo il tempo per esaminarle tutte, ma il concetto che volevo far passare è come questi cicli di speranza poi venivano ovviamente disattesi, purtroppo disattesi, ma anche repressi con la violenza, fino ad arrivare al 2003 con l'effetto Ahmadinejad. Quindi stiamo parlando di un'evoluzione all'interno dei movimenti studenteschi che porta ad uscire dai campus per la prima volta nel 2003 e a unirsi con la società civile. Il 2003 sono quelle che vengono definite le notti senza notte, perché per la prima volta in Iran le manifestazioni per paura della repressione venivano effettuate di notte. Quindi questo è un altro elemento, e non erano più limitate ai campus. Quindi si esce dai campus, c'è sicuramente questa forte repressione dei Basiji, che sono chiaramente una fazione dei Pasdaran universitari, come gli Hezbollah, che sono chiaramente una forza in seno al potere religioso, per poi arrivare chiaramente all'effetto rebound con Ahmadinejad. Ahmadinejad chiaramente è un ex Basiji, e ha un potere, imprime un potere molto forte e frammenta ancora di più il mondo dei movimenti studenteschi. Questo chiaramente fa sì che ci sia una perdita di speranza, una perdita di speranza che dura forse 4 anni o 5. Io prima di venire qua, dico la verità, non ho ripetuto la mia tesi perché l'ho fatta tanti anni fa, ma è una delle cose che più mi appassiona raccontare anche alle persone che conosco, proprio perché quanto è importante parlare dell'Iran, quanto è importante parlare dei giovani iraniani, che si arriva poi al momento dell'onda verde, che è un'onda che ancora esiste, ma esiste chiaramente non più nelle università, non più solamente nelle strade, ma è quell'onda di speranza, di cambiamento, e chiaramente è forse l'ultima dopo i tanti tentativi. E sicuramente questa frammentazione, questi movimenti che vengono dispersi all'interno della società civile, anche se a volte uniti alle donne malvelate, alle ONG che lavorano per i diritti umani, chiaramente può sicuramente creare un Iran più libero e democratico. Però la problematica di non lottare solamente contro un qualcuno, perché la forza del 1979 era la compattezza dei movimenti studenteschi contro un unico nemico, che era lo Shah. E in questo momento le interviste che ho condotto nella mia ricerca erano soprattutto per i diritti, l'acquisizione di più diritti umani, che chiaramente sono stati, a parte dati in maniera col contagocce, potremmo dire, ma soprattutto non quantificabili per un paese chiaramente democratico. Quindi questa lotta tra i movimenti studenteschi e ora anche della società civile in quest'onda verde e il potere centrale suddiviso tra politico e religioso chiaramente non avrà fine, e in ogni 16 di Azhar o in ogni celebrazione
ci sarà un momento di scontro, un momento di pensiero, un momento anche di ricordo di quello che sono state le vittime della rivoluzione, il motivo per cui quali sono le motivazioni per le quali si arriva a fare certe azioni. E all'interno di questo percorso chiaramente mi piace sempre concludere raccontando quello che poi per me l'Iran è stato con i movimenti studenteschi, è stato, lo dico con una parola, questa la so dire bene, iraniana, che è Eskr, che significa amore, perché quello che ho notato è l'amore che voi iraniani avete per il vostro territorio. Io sono stato ospitato benissimo, ho dormito nascosto nel dormitorio di Abir Abbas, quindi non sono la dimostrazione di quanto voi siete un popolo ospitale e di quanto per me Nice to Meet You è una delle tante occasioni che riusciamo durante il corso degli anni a dedicare a popoli che noi riusciamo ad accogliere, e spero dando la stessa accoglienza e la stessa voglia di integrazione e anche di conoscenza della propria, intercambiando le nostre culture. Quindi sì, questo è stato il mio percorso e potrei dilungarmi tanto, ma siamo corti con i tempi e spero che vi possa interessare poi andare a leggere. Grazie. Bene, io ti ringrazio molto per questa testimonianza appassionata e molto interessante, devo dire. E, direi che i tre interventi che si sono succeduti in questo pomeriggio hanno offerto da diverse prospettive, con diverse competenze, frutto di diverse esperienze, una immagine, una panoramica molto molto interessante dell'Iran, della sua storia, delle sue relazioni internazionali attuali, e direi anche, grazie all'intervento del dottor Scamardella, anche diciamo della società iraniana, in particolare dei giovani. E mi è molto piaciuto il tuo intervento e condivido molto anche le parole con cui hai concluso la tua analisi, che peraltro si collegano a quello che è stato detto inizialmente nell'intervento, diciamo, in cui si è ricostruita la storia dell'Iran, cioè che quando si parla dell'Iran come di qualunque altro paese, ovviamente non bisogna dimenticare che uno Stato è fatto anche di persone, di uomini e donne che vanno oltre e vanno al di là di quelli che sono i regimi, i governi, che sono sempre transitori e che non devono essere confusi con i sentimenti, la volontà, i punti di vista e anche l'umanità delle persone che ne fanno parte. Umanità che mi sembra sia venuta molto bene alla luce in tutti gli interventi, ma in particolare negli ultimi due. Il primo ovviamente era un intervento più, per così dire, legato appunto alle relazioni internazionali. Quindi credo che chi ha ascoltato le tre esposizioni, i tre interventi oggi esca da questa aula magna con una conoscenza molto più approfondita dell'Iran, e di questo ringrazio tutti i relatori. Prima di passare a eventuali domande, voglio ringraziare anche la dottoressa Campriani e tutto il suo staff per aver organizzato anche questo evento, come ama chiamarli lei. L'ufficio che dirige è sempre molto attivo, fattivo, e questo evidentemente arricchisce il nostro Ateneo con una serie di iniziative, eventi che offrono sempre spunti e motivi di riflessione, di analisi e di arricchimento per tutti. Naturalmente, prima di concludere, è possibile fare domande, chiedere chiarimenti, fare interventi, portare testimonianze. Se c'è qualcuno che vuole parlare anche della sua esperienza, c'è un microfono, c'è la possibilità quindi di parlare un po' di Iran anche da punti di vista più personali e di esperienza. Buonasera a tutti. Vorrei dire che scusami perché vorrei parlare in inglese più facile per me, perché adesso ancora sto studiando italiano. So, my name is, it's better I say they call me Falco, and above all I would like to thank you, Unisi University of Siena, because in
all these 3 years, it supports me as well, also in music, and it's really important for me. And now it's about 1 year that I'm starting also in Rinaldo Franchi to be really professional in the things that I would love to be. And also a special thank to Italian Ministry of Culture and Pinacoteca di Siena to give me this opportunity every year in these 3 years to have a concert in European Heritage Days. Thank you very much. I would like to tell a story about my life and what is happening right now. I would like to be a rock star, an artist, a real rock star, and I never let myself to say I will be a rock star. No, I'm gonna be a rock star. I'm serious in my field, in my way. But I remember it was about 3 years that I was starting to learn violin in my institute, and there were a little, even we can't say a concert, there were a little happening with a little stage that a student wanted to perform some music taught by teachers, and also all the audience were the parents of those students. The interesting things about this happening was we had permission, regular permission, but when this happening started, all the light were turned off. And someone told that you cannot perform. And the cause were really interesting because there were some girls between the students who wanted to play, and the sentence was, are really these girls, these Persian girls, would like to go on the platform and play violin at the same time all the men start to staring at them? The last question is, a young boy like me with a lot of ambitions, how can I be a rock star in this situation? This was my story, thank you. May I give my comment in Italian? Are you able to understand Italian? However, I think that we have to say thank you. We have to say thank you for your song, for your exhibition. It was very, very interesting. It was a moving moment. And I think that you have enriched our meeting. So I think that it's our duty to say thank you. And it's, I think, a great pleasure for all of us to hear your words and to see you and to listen to your exhibition. And it's not you don't have to thank us. It's, I think, our task to thank you for all this. It was only my pleasure. Thank you. Also, my friend, I think, would like to talk about it. Ciao tutti. Per fortuna, now I prefer to speak English. Fortunately, there were a survey that published actually last week inside the Iran for the first time between the people from the site Gaman, GAMAAN.org. It's nice for you if you want to have some data about what Iranians think, actually. Here is written that 88% of the society prefer to have a democratic regime, and 22% of the society prefer the current regime, 3% prefer monarchy, and there are so many other things you can see through the site. Only 12% want federalism. I say this because, according to my own experience, there are some sort of imagination about Iranian people here. One of my professors here asked me, what hurts you about Iran the most? It was really hard for me to answer this question because what can I say? Can I talk about the economy? Can I talk about the
individual rights that my friend is talking about. Can I talk about other things? In every aspect, it is terrible. But the thing that hurted me the most was being, it is something that I can say only happened to Iranians, being deprived from my own nationality and my own identity. It's really hard. You know, inside the Iran, I can see the situation because there is a situation inside Iran that the religion and nationality are in contradiction, not parallel. And in this situation, I can see, you may not believe it, but the current government in Iran tried so hard for so many times to destruct some of our historical monuments with 2,500 years of history. And in some cases, they were successful because they consider this as a symbol of the pagans before the Islam. And this is really unforgiven. Inside the country, they might, they weren't successful at all because the current generation in Iran completely hate the religion. But outside the country, I face a situation inside anywhere I go and I say, okay, I am Iranian. First of all, the first thing that came into their mind, they asked me, oh, you're Iranian, so you are Arab? You speak Arabic? You don't drink? You don't eat pork? And these things, my friends know, really hurt Iranians from inside, the questions like this. Because, you know, to be considered as the human that you are not actually, it is really hard, and having the false imagination about you. And I believe this is the most thing that hurted me the most. We have a literature, and those who know our literature know that a huge part of our literature is only specialized about to the wines. We have our own wines. We have Nowruz and other traditions. But the first thing that came to other people's mind is something different from who we are. And inside the country, yes, the government tries so hard to stand against the cultures and traditions like Nowruz and the traditions we have, because they consider these things against Islam. And I believe this is a situation to be missed with somebody else, to be considered somebody else, and to be deprived of my own nationality was the thing that hurted me the most. Thank you so much. Okay. Thank you for your intervention. Ci sono altre domande? Bene, allora io di nuovo ringrazio tutti i relatori che hanno preso parte a questo intervento, ringrazio di nuovo chi ha organizzato questa giornata, ringrazio tutti voi per aver avuto la pazienza e la benevolenza di ascoltarci fino adesso e vi auguro una buona serata e credo di potervi dare appuntamento indipendentemente dalla vostra nazionalità e mi riallaccio a quello che ha detto l'ultimo studente al prossimo Nice to Meet You, quale che sia la nazionalità coinvolta, lo Stato coinvolto, credo che sia una grande occasione per conoscere culture e realtà, storie diverse rispetto a quelle in cui siamo cresciuti e che conosciamo meglio. Grazie a tutti. Ah sì, chiedo venia, c'è in conclusione un ultimo pezzo del nostro artista, che ascolteremo con grande piacere. Allora abbiamo un classico italiano.
Grazie. Bene, direi che abbiamo terminato nel migliore dei modi il nostro incontro. Molte, molte grazie anche per questa tua seconda esibizione. Mi è sembrata, per quanto non sia un esperto, bellissima, e quindi ti ringrazio. E di nuovo grazie a tutti voi e a presto, arrivederci.